Ciao a tutti diavoletti! Oggi è una giornata un po' particolare perché ieri abbiamo trovato un coniglio abbandonato in una foresta e oggi abbiamo deciso di far incontrare questo coniglietto piccolino con il nostro cagnolino. E il nostro cagnolino... Oh! Dove sei? Vieni qui! Che carino che sei! È molto piccolino e non ha mai incontrato nessun animale. Non sappiamo quale sarà la sua reazione. Ma perché il coniglietto sta piangendo? Vinci. Senti. Perché piange? Che carino. Senti, Vinci, io non sono esperto di conigli e non so perché il coniglietto stia piangendo. Cosa dobbiamo fare? Controlliamo per bene. Forse si è fatto male. Manca il cibo, Anto. Siamo due persone irresponsabili. E manca anche l'acqua. Le due ciotoline sono vuote, c'è solo fieno. Come abbiamo fatto a dimenticarci? Scusaci, coniglietto, siamo stati un po' indaffarati. Adesso prendo le ciotoline e ti metto il cibo e l'acqua, ok? Non piangere più. Che carino che sei. Fatto. Adesso tieni, coniglietto, non piangere più. Che carino. Avete visto? Aveva fame. Oh, che carino. Dai, mangia, mangia. E qui c'è anche l'acqua. Non dimenticarti che quando si mangia si deve anche bere. Oh, tu devi aspettare un po' per incontrare il coniglietto. Non lo puoi incontrare ancora. Adesso sta mangiando. Ok, diavoletti, abbiamo fatto delle ricerche e vediamo che i coniglietti sono molto amici dei cani. Guardate, che carini. Però sta scritto che il cane non deve essere aggressivo. E Hope non penso sia aggressivo, ha un carattere veramente dolce. Oh, tu sei aggressivo? Ma no, non sei aggressivo, tu mi riempi di baci. Vinci, c'è scritto qualcosa di bruttissimo. Oh, no, non possiamo far incontrare il cagnolino con il coniglietto. Perché? Perché se il cagnolino facesse qualcosa di aggressivo, oppure facesse spaventare il coniglio potrebbe morire. Ha un cuore molto fragile e molto debole. E se si spaventasse, potrebbe morire sul colpo. Quindi cosa facciamo? Secondo me non dobbiamo farli incontrare. Però Anto, se ci pensi, Hope è molto dolce ed è anche molto piccolo, quindi secondo me possono andare d'accordo. Tu che ne pensi? Non lo so, Vinci, ma ho molta ansia. Vabbè, ok, facciamo incontrare il nostro cagnolino con il coniglietto per la prima volta. Come reagirà il nostro cagnolino quando vedrà il coniglietto? Dai, Anto, sono tutte e due molto dolci, guarda. Ok, per prima cosa facciamo uscire il coniglietto che sta mangiando ancora dalla gabbia e facciamolo camminare per la casa. Metto il coniglio a terra. Ok. Adesso il coniglio sta a terra e sta camminando carino carino. Coniglietto, che stai facendo? Vieni qui. Vieni, vieni. Che carino. È venuto da me per farsi accarezzare. Oh. Ma che dolce che sei, coniglietto! E se Oppo facesse qualcosa di aggressivo e lui muore? Non mi far pensare questo. Oppo, faresti mai qualcosa di aggressivo al coniglio? Ok, Vinci, visto? Ha detto di no. Ma il coniglio dov'è? Ma dov'è il coniglio? Non lo so, l'ho perso di vista. Vinci, sta uscendo fuori la porta, prendilo! Anto, prendi il coniglio, non farlo scappare. Vinci, meno male che l'ho preso in tempo, perché se no cadeva giù per le scale. No, non puoi andare in stanza da letto. Coniglietto, vieni qui! Non è tua la cuccia! Vedi che Hope si ingelosisce. Perché scivola? Ma dove sta andando? È il momento di mettere il cagnolino a terra e vedere
la reazione di questo incontro. Sei proprio sicuro? Sì, vado. 3, 2, 1. Oh! Oh! Hanno entrambi molta paura. Dai, hop! Avvicinati al coniglietto. Dai, ti do un croccantino. Dai. Ecco i croccantini, però ti devi avvicinare al coniglietto. Vai, vai. Avvicinati. Ok. Oh. Dai, dai. Guarda, adesso il coniglio ha paura di Hop. No, non correre, coniglio. Provo a mettere i croccantini vicino al coniglio. Vai, vai. No, no, non puoi mangiarli, tuo coniglio. Ok, si stanno avvicinando. Dai, dai. Hop, dagli un bacio. Bacio, bacio. Bacio, bacio. Bacio. Bacio al coniglio. Bacio al coniglio. Dai, Hop. Bacio al coniglio, bacio, bacio. 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 Non vuole proprio dargli un bacio. Vinci. E se gli dà un morso per paura il coniglio muore? Vieni, vieni. Avvicina il coniglio, vai. Dai, dai. Si stanno avvicinando. Oh, oh, bravo, hai paura. Dai, oh. Che carini. Si stanno adorando. Hai visto? Dai, seguilo. Lo sta seguendo. Hop. Voleva aggredirlo. Pensi che sia un giocattolo? È un coniglio. Hop. Vai, vai, vai. Hop. Ma perché hai paura del coniglietto? Hop, ha paura del coniglietto. Hop, non fare nulla, eh. Fermo. Hop, che vuoi fare? Che vuoi fare? Oh, smettila! Vuoi aggredire il coniglio? Lui è il nostro amico! Non puoi aggredire il coniglio! Cosa vuoi fare? Prendi ad Hop! Ok, abbiamo chiuso dentro la stanza da letto il nostro cagnolino perché voleva aggredire il coniglietto. Voleva proprio aggredirlo. Hop, sei stato un cane molto cattivo. Perché vuoi aggredire il coniglietto? Vieni, dai, dammi un bacio. Che carino, però non è colpa sua perché Hop non sa che quello è un coniglietto e non sa che è un animale buono. Pensa che sia una palla di pelo, pensa che sia un giocattolo. Lui non sa nulla. Anche lui si è spaventato tantissimo. Ok, si è capito che il cagnolino e il coniglietto non vanno proprio d'accordo. Ora che il coniglio sta in gabbia possiamo stare tranquilli, perché Hop lo stava proprio aggredendo. E se lo avessi aggredito, che carino, poteva morire. Sto mangiando. Dopo una bella passeggiatina per la casa. Ok, diavoletti, noi ci vediamo domani. Oggi è stata una giornata un po' stressante. Sì. Ok, a domani, diavoletti. Qui vi mettiamo due playlist di video divertentissimi da vedere.